Quello che vedremo è uno splendido servizio con intervista Rai di inizio 1980 di Gino Rancati, grande giornalista piemontese, esperto della Ferrari. Ci parlerà delle attese che la Ferrari di Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, aveva per quell'annata 1980, attese che non furono ripagate, furono disattese da una deludente 312 T5. Ecco qua Gino Rancati, uno dei pochi giornalisti che non aveva bisogno di vie privilegiate per andare ad intervistare Enzo Ferrari, uno dei pochi giornalisti con i quali Enzo Ferrari poteva dirsi veramente amico. Eccolo qua in un'intervista a Enzo Ferrari e Gino Rancati di qualche decennio prima, dovremmo dire. Tornando al 1980, in questo bel servizio Rai vedremo anche parole, discussioni, intervista con Carlo Chiti, lo storico grande personaggio, all'epoca direttore generale dell'Autodelta, il braccio da corsa dell'Alfa Romeo, che si presentava al Via di quella stagione 1980 con Patrick Depailler, il veterano pilota francese, e Bruno Giacomelli. Purtroppo Patrick Depailler morirà solamente 7 mesi dopo in prove private ad Hockenheim in Germania con l'Alfa Romeo. E poi due parole anche per l'altro costruttore italiano in quel mondiale di Formula 1 1980, il piemontese Enzo Osella. Andiamo a vedere questo splendido servizio. Domenica 13 gennaio comincia con il Gran Premio d'Argentina il campionato mondiale di Formula 1. 3 saranno le marche italiane che prenderanno parte al grande circo 1980. Alfa Romeo, Ferrari e la torinese Osella, nome nuovo in Formula 1 ma non nel mondo delle corse. Di tutte le squadre partecipanti al mondiale, da battere è la Ferrari, campione del mondo 1979, e che ha portato Jody Scheckter e Gilles Villeneuve ai primi 2 posti della classifica piloti. Dicono che il circuito Paul Ricard Le Castellet tra Tolone e Marsiglia, grazie alle condizioni ambientali, sia il paradiso per la macchina da corsa. Ci siamo andati per le ultime prove europee della Ferrari. Questo purtroppo il quadro che ci aspettava. A Gilles Villeneuve abbiamo chiesto quali siano le differenze fra la T4, campione del mondo, e la nuova T5. Io attualmente non ho visto ieri e oggi, non ho visto alcuna differenza tra la T4 e la T5. Non posso dire oggi quali siano le differenze tra la T4 e la T5 a causa della neve, della pioggia, della nebbia, di questo tempaccio, insomma. Ma le prove fatte qui settimane fa con Scheckter ci hanno fatto capire che la T5 è superiore alla T4, anche perché offre maggiori possibilità di messa a punto. E spero che ciò verrà confermato già in Argentina ed in Brasile. È interessante notare la valutazione tecnica fatta dal pilota sulle maggiori possibilità di messa a punto della T5. Vuol dire che è uomo che pensa anche alla meccanica e non soltanto all'acceleratore. La Ferrari è la marca che ha vinto, e sono 79, il maggior numero di grandi premi, e da tanta voglia di vincerne ancora molti. Sole invece al Paul Ricard per l'Alfa Romeo. È il giorno del ritorno di Patrick Depailler dopo l'incidente con il deltaplano. L'Alfa ha perso il suo bel colore rosso per motivi di sponsorizzazione. I primi passi sono sempre difficili, ma le speranze non mancano. Patrick Depailler ha la sua prima impressione dopo aver guidato la monoposto Alfa Romeo. Come sapete, io avevo 2 cose da verificare: scoprire la vettura e conoscere le mie possibilità attuali su di una Formula 1. Finalmente mi sono reso conto che sono in condizioni di guidare ancora e che sarò pronto il mese prossimo. Le mie impressioni sulla macchina sono buone, ma non sono ancora andato tanto forte per poterla giudicare appieno. Ma ho capito che ha un elevato potenziale e che sarà già competitiva dal Gran Premio d'Argentina. Un gros potentiel e je crois que cette voiture sera compétitive dès le Grand Prix d'Argentine. Merci Patrick. Carlo Chiti, ingegnere direttore generale dell'Autodelta. Ingegnere, qual è stata la ragione che ti ha portato a scegliere Patrick Depailler? E le ragioni sono almeno 2, le principali. La principale è che Patrick Depailler è per noi uno dei migliori piloti collaudatori. Infatti lui ha,
ha provato e collaudato tante macchine, anche fra le quali la famosa Tyrrell a 6 ruote, e quindi penso che nessuno abbia mai guidato tanti tipi di vetture come lui. Secondariamente, perché noi, avendo praticamente fatto una vettura nuova, essendo nuovi noi nella messa a punto e in tutto quello che si può parlare di ricerca, di esperienza, avevamo bisogno di una presa di terra, cioè di una qualcosa di positivo che potesse dirci veramente, quando fosse stata provata dall'uomo, dal pilota, in che condizioni poteva essere la macchina e in che modo sviluppare le ricerche. Se avessimo preso tutti dei giovani, come forse sarebbe stato auspicabile per il pubblico italiano, si potrebbe trovati a un certo punto a non sapere se era migliore la macchina del pilota o viceversa. Dal 13 gennaio ne sapremo di più sia sull'Alfa sia su Depailler ed anche su Giacomelli e Brambilla. Enzo Osella, torinese, 40 anni, il terzo nome italiano della Formula 1, Ferrari, Alfa Romeo. Per saltare dentro in questa avventura ci vuole del coraggio, eh? Beh, diciamo che ce n'è voluto e parecchio, anche perché non nascondo che è da anni ormai che si pensa a questo salto e solo adesso ci siamo sentiti sufficientemente robusti per entrarvici. Abbiamo voluto quest'anno nel 79 avere una verifica nelle monoposto, abbiamo fatto una stagione in Formula 2 accettabile, ci siamo verificati sufficientemente, per cui adesso abbiamo deciso di entrare, anche perché penso adesso o mai più. Quindi... Perché il motore Ford? Purtroppo il motore Ford, oserei dire, purtroppo è l'unico motore esistente in commercio a disposizione di chiunque, che offra delle garanzie di durata e di solidità, per cui non c'è alternativa purtroppo. È logico che dentro di me sarebbe stato una cosa meravigliosa poter avere anche un motore italiano come lo è il telaio e molte altre parti di questa macchina. Purtroppo non c'è il commercio, quindi è solo un sogno ancora. Fa piacere constatare che nel grande circo v'è gente serena e modesta come Enzo Osella. Accanto a Ferrari ed Alfa c'è dunque anche lui, e chissà che non riesca a far bene abbastanza presto. La sua tenacia e la sua onestà lo meritano. A domenica dunque, ed in bocca al lupo ad Alfa, Ferrari e Osella.